Si annunciano revoche delle licenze per chi vende alcol ai minori o armi, come i coltelli. Si promettono incremento della videosorveglianza, rafforzamento dei controlli, invio di nuovi agenti delle forze dell'ordine. Insomma, nulla di nuovo nella lotta al crimine organizzato e a quello non organizzato, che nell'ultimo periodo a Napoli ha visto protagonisti soprattutto minorenni o giovani che da poco hanno raggiunto o superato la maggiore età. Basti pensare all'ultimo episodio che ha fatto finire Napoli di nuovo sulle cronache nazionali, relativo alle due sorelle sfregiate dall'acido lanciato per motivi banali da una zia ora sottoposta a fermo di polizia. L'escalation di violenza ha spinto il prefetto Claudio Palomba e il sindaco Gaetano Manfredi a convocare questa mattina l'ennesima riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Abbiamo concordato tutta una serie di interventi che partono ovviamente da un rafforzamento dei controlli, soprattutto in alcune zone. Seguirà a brevissimo un tavolo tecnico, anche concordato con il sindaco, che ci ha rappresentato la necessità di un intervento specifico, per esempio su Piazza Garibaldi. Ci saranno dei rafforzamenti di controlli e proprio nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tecnico che definirà le modalità di intervento. La dotazione di personale in più che è arrivato da Roma è chiaramente insufficiente per le problematiche di un'area turistica come quella di Napoli, delle isole, perché pensiamo a Ischia, Capri, pensiamo alla costiera sorrentina, e i numeri che sono stati inviati sono largamente insufficienti se confrontati con quelli che sono stati mandati in altre parti d'Italia. Quindi io credo che su questo non ci deve essere sottovalutazione, noi abbiamo bisogno di più uomini delle forze dell'ordine per affrontare una presenza turistica che chiaramente porta economia alla città ma richiede un maggiore controllo del territorio. Farmaci teleguidati progettati per arrivare dritti al tumore con l'obiettivo di eliminarlo attraverso un meccanismo innovativo, una sorta di partita a risico con la malattia, il mieloma multiplo. Prima vanno a rilevare un bug, un punto debole sulla superficie della cellula malata, un varco non protetto. Lì si infilano per rilasciare citotossine, anche 10.000 volte più potenti della chemioterapia standard, senza toccare o riducendo al minimo i danni ai tessuti sani. Così agiscono gli anticorpi farmaco coniugati, l'ultima frontiera dell'immunoterapia. Uno in particolare, Belantamab Mafodotin, approvato da pochissimo dall'AIFA e oggi disponibile. In realtà lo era già anche dallo scorso anno, dopo l'approvazione europea, grazie a un programma speciale dell'azienda produttrice che ha potuto fornire gratuitamente i centri che ne hanno fatto richiesta. Tra questi anche l'azienda Federico II di Napoli, che al momento ha in cura 16 pazienti. Oggi invece la cura è disponibile in modo ordinario. Fabrizio Pane, professore ordinario di ematologia e direttore dell'ematologia e trapianti di midollo presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II. In Italia ci attendiamo circa 5.500 nuovi malati di mieloma ogni anno e la buona notizia per questi malati è che abbiamo un farmaco nuovo, un farmaco addizionale che può essere usato nella pratica clinica, perché è approvato per la vendita ospedaliera da poche settimane in Italia. Questo farmaco è un anticorpo monoclonale che però porta al bersaglio, cioè alla cellula di mieloma, una molecola di un chemioterapico. È un vantaggio perché l'anticorpo monoclonale è una molecola che una volta inserita nel nostro organismo, nel nostro sistema circolatorio, come un postino cerca l'indirizzo giusto dove andare a depositare la busta, in questo caso è una molecola di un chemioterapico, la monometillauristatina, che è molto tossica per le cellule del mieloma, per le cellule neoplastiche. Quindi combinando questi due meccanismi, la capacità di arrivare al bersaglio e l'efficacia della molecola legata all'anticorpo, si ha un effetto sul bersaglio e non sui tessuti sani, quindi un effetto terapeutico con bassa, seppure tossicità da terapia.
In studio con noi la collega Cinzia Brancato, addetto stampa dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. Salve, ben trovata. Buonasera. E il professor l'oncologo Paolo Ascerto dei tumori, dell'Istituto dei Tumori Pascale. Salve, ben trovati. Sono molto contenta di avervi entrambi qui nel nostro telegiornale per presentare un libro. I 100 giorni che hanno cambiato la mia vita. Le testimonianze sono state raccolte appunto dalla collega Cinzia Brancato. Prima di passare col professor Ascerto, che durante l'emergenza coronavirus è diventata proprio una star, un grande ricercatore, un oncologo di fama mondiale, però la notorietà le è stata praticamente attribuita e riconosciuta proprio con il Covid. Ne parliamo tra un attimo. Cinzia, tu hai raccolto le testimonianze, hai vissuto questi 2 anni a stretto contatto con il professor Ascerto. Qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile è stato all'inizio, sicuramente, però anche quello più emozionante. Quando non si sapeva che cosa stava accadendo, e io ricordo che in quel periodo noi come Pascale, voglio dire, ero convinta che non avremmo fatto assolutamente nulla, che mi sarei messa in ferie, perché figurati, tutto il mondo si occupava di questo Covid. Noi non, come istituto oncologico, non dovevamo occuparci di pazienti affetti da Covid. E invece poi è la sera del 6 marzo, mi chiama il direttore generale, mi dice: chiama Ascerto, ci abbiamo una notizia, era domenica, no, era domenica 5 marzo, mi fa: dice, ci abbiamo una notizia, pare che insomma c'è un farmaco. Faccio: direttore, abbiamo la chiave dell'acqua. Cioè, momento drammatico in cui, voglio dire, il primissimo lockdown. Dice: noi diamo la notizia alle 6 del pomeriggio, ma aspettiamo domani. Insomma, voglio dire, forse ho fatto la cronista, ho lavorato tanti anni al mattino. E niente, da qui ci siamo sentiti, il farmaco che è cominciato chiaramente un po' in sordina e poi tutto quello che ne è venuto. E, difficile, è stato un momento, però devo dire la verità, entusiasmante, professionalmente entusiasmante. Un momento di grande crescita, ricordiamo che questo libro è un'iniziativa Fabio, editoriale. Non lo chiamiamo libro, i libri li scrivono gli scrittori. Però sono, diciamo, è una lunga intervista senza domande scritte, perché io resto una discreta giornalista, lui per fortuna dell'umanità è e resta uno scienziato. E allora andiamo a questo scienziato che ha saputo catturare l'amore del mondo grazie, io dico, oltre alla sua competenza scientifica, che questa è indubbio, ma anche a una grande umanità. Insomma, fare questo lavoro è importante, però non dimenticare il rapporto umano con i pazienti, insomma, dare sempre una speranza. Lei ha saputo darci speranza, noi eravamo in collegamento quasi quotidianamente, lei non si è mai sottratto e ha dato speranza ai nostri telespettatori che in qualche modo se ne potesse uscire da questa emergenza. Ma la vita del ricercatore è quella di dare speranze. Il ricercatore ha come obiettivo quello di migliorare il benessere del cittadino, quindi ricerca cure per una determinata malattia, e quando c'è una situazione di emergenza è il momento in cui deve uscire fuori. Tra l'altro il nostro è stato un lavoro anche di team, diciamolo, perché poi la forza del nostro istituto di Pascale è quella di un team coeso, compatto, tutti insieme per lavorare per la stessa finalità, che è la ricerca oncologica. Anche in questa storia c'è stato un lavoro di team importante, un lavoro di team, e poi grazie anche al fatto che i due direttori generali, il mio direttore generale, il dottore Bianchi, e il direttore generale dell'azienda dei Colli, il dottore Di Mauro, ci hanno dato poi la possibilità di andare avanti con questa sperimentazione. Per cui fa parte del nostro mestiere. Come le è venuta proprio l'idea di poter utilizzare questo farmaco che lei utilizzava per le sue terapie? Perché sappiamo che lei è uno dei massimi esperti per quanto riguarda la terapia del melanoma, insomma, come le è venuta questa intuizione? Quali caratteristiche comuni c'erano da poter pensare che potesse avere effetto? Ma questo è un farmaco che noi abbiamo utilizzato in alcuni studi con anticorpi monoclonali bispecifici. In sostanza sono dei farmaci che hanno due target. Uno è per i linfociti, i globuli bianchi, e l'altro sul tumore, per cui traghettano i globuli bianchi all'interno del tumore. Poi, quando lì sono i globuli bianchi presenti nel microambiente tumorale, producono una serie di citochine, dando la famosa tempesta citochine, che uccide il tumore sì,
ma dà anche effetti collaterali. All'epoca l'abbiamo conosciuto, tra l'altro in maniera anche drammatica, perché era un farmaco che era uscito da poco, ancora non era nelle linee guida del trattamento della tempesta citochinica, che è proprio delle CAR T-cell, quest'altro grande, grande trattamento, grande avventura per chi fa immunoterapia, ovviamente è motivo questo di esaltazione. E quindi c'era il dubbio se doveva essere usato, se non usato, per cui noi abbiamo fatto dei trattamenti e purtroppo c'è stato qualcuno che non è riuscito a superare questo effetto collaterale. Certo, era un paziente che aveva un tumore, però voglio dire, di fatto c'era un farmaco non ancora ben conosciuto che è stato utilizzato. Quindi è un farmaco che noi conosciamo molto bene, anche a causa di un evento drammatico, perché la ricerca è anche questa. E dopodiché, nel momento in cui c'è stato il Covid, è chiaro che c'è stato tutto un, come dicevo prima, un gioco di squadra tra le mie giovani collaboratrici, Claudia Tranello e Maria Grazia Vitale, che mi hanno aiutato nelle ricerche. Tra l'altro Claudia si trovava a Pittsburgh perché stava proprio vedendo il trattamento con le CAR T, con il caro amico e concittadino, diciamo, perché è beneventano, come me, io sono della provincia di Benevento, il dottor Franco Bonaguro. Franco Bonaguro è un virologo, ma un virologo di alto livello, con il quale abbiamo parlato, con il quale abbiamo contattato anche i colleghi cinesi, che poi sono stati quelli che già lo stavano facendo e che ci hanno in qualche modo suggerito di andare avanti. E poi i due direttori, il dottor Enzo Montesarchio, che mi ha affiancato in questa storia, e tanti altri, tutti gli operatori, gli infettivologi del Cotugno, il personale sanitario, insomma. È stato un lavoro di squadra, dove alla fine ogni pedina è importante. Allora, lei, cioè, per il mondo è diventata veramente, come abbiamo detto, una star, però immagino che nell'ambiente molti avranno anche detto: cosa c'entra Paolo Ascierto, oncologo, con la virologia? Qualcuno gliel'avrà detto. Lei cosa ha risposto? No, che io sono oncologo e d'altra parte io ho passato una serie di evoluzioni. Molti pensavano all'inizio che fosse dermatologo perché trattavo i tumori della cute, poi sono diventato virologo, sono sempre stato oncologo. D'altra parte l'immunologia, che è stata ovviamente il mio pane quotidiano per tanti anni, perché io per 15 anni, pure riportato nel libro, sono stato nell'unità di immunologia clinica dell'istituto, quindi dove si sono avviate le mie conoscenze dell'immunologia e dell'immunoterapia. L'immunologia è parte, diciamo, sia delle malattie infettive che del trattamento dei tumori, quindi bisogna avere una conoscenza dell'immunologia, di quello che avviene a livello del sistema immunitario, poi per cercare di trovare soluzioni. Noi abbiamo cercato di fare questo. Cinzia, tu sei stata a stretto contatto con il professor Ascierto in questi due anni e quindi ci puoi dire sinceramente, c'è stato un momento, perché noi l'abbiamo sempre visto calmo, sereno, sembrava non avesse paura, ma c'è stato un momento in cui ha avuto paura anche di ammalarsi il professor Ascierto? Ancora adesso. Allora questa è la notizia, insomma. No, per carità, ma lui è uno che un momento, sì, paura sì sempre, ma meno male, devo dire la verità, insomma, perché la paura, poi la sua paura era quella che poi invitava le persone a proteggersi da questo virus. Cioè, ma ancora adesso gli porta la mascherina dal primo momento, fa cazziate, si può dire, incredibile, ai suoi collaboratori, ma per strada, se trova qualcuno che non c'ha la mascherina, si arrabbia. E allora, da questo virus siamo definitivamente fuori, la strada è ancora lunga? No, però detto così questo no sembra un no negativo, invece il virus oramai è endemico. Endemico significa nella popolazione, tra di noi, è oramai. Lo conosciamo anche abbastanza bene, sappiamo, abbiamo molte più conoscenze rispetto a quelle di quel famoso periodo di cui stiamo parlando. Siamo vaccinati, la maggior parte di noi è vaccinati, quindi c'è una protezione. È chiaro che quello che uno teme è che ci possa essere una nuova variante, un qualcosa che possa bypassare tutto quello che abbiamo fatto e quindi riportarci di nuovo in una situazione abbastanza complicata. Però in questo momento è chiaro che il Covid non fa paura come due anni fa. Cosa ci ha dato il Covid e cosa ha tolto il Covid alla medicina? Ma il Covid ci ha dato una serie di cose. La consapevolezza che la ricerca rappresenta veramente un bene, perché attraverso la ricerca noi siamo arrivati ai risultati di oggi.
E vorrei dire, sottolineare che è stata la ricerca oncologica quella poi che ci ha portato, perché sia il tocilizumab sia altri tipi di farmaci e i vaccini nascono dalla ricerca oncologica. Il vaccino, quello RNA messaggero, è un vaccino che era in preparazione in oncologia, anche in altre malattie infettive, però aveva tutto un suo filone di sviluppo. Io mi ricordo che perlomeno 2 anni prima, se non 3, dell'uscita di questo vaccino, io avevo incontrato le persone della BioNTech che stavano lavorando a un vaccino con melanoma, che in questo momento è in fase di sperimentazione, per dire, per cui la ricerca è sempre il bene più importante che noi abbiamo a disposizione, e il miglior investimento per i nostri figli, quindi va investito in ricerca. Credo che questo sia un messaggio importante. Che cosa abbiamo perso? Purtroppo, se la ricerca, c'è la consapevolezza della ricerca, c'è stata la perdita della consapevolezza della prevenzione. Perché? Perché causa, diciamo, la situazione abbastanza precaria negli ospedali, che poi ha determinato una rimodulazione dei vari reparti. Causa la paura di andare negli ospedali delle persone, le visite di screening per i tumori sono calate in maniera importante. E questo ha fatto sì che sono aumentati i numeri di tumori avanzati, quindi quelli che invece la diagnosi precoce li recuperava. Ecco, bisogna in questo momento recuperare questo gap, tutti quanti, e farlo a 360 gradi, perché senza l'aiuto delle strutture territoriali diventa impossibile. Mi racconti un aneddoto, il più, diciamo, simpatico, che si trova in questo racconto di questi 2 anni? Cosa l'ha proprio in qualche modo detto, oddio, è cambiato veramente tutto nella mia vita? Ma il fatto che mi chiedevano gli autografi sulle mascherine è una cosa che non impensabile. Impensabile. È nata da questo, quando all'inizio proprio del lockdown lo accompagnavo alle varie conferenze stampa oppure a degli eventi, e la gente ma lo aspettava proprio, ma ancora adesso, però all'inizio poi magari poteva anche sembrare una cosa normale, invece poi è continuata, benché lui non è che sia poi sempre in televisione, cioè voglio dire, non è un Bassetti, non è sicuramente un Galli, ma questa cosa, questo affetto proprio, e questa è la cosa particolare che colpisce. E voglio dire, io dico sempre che lui è uno che è nato per fare il varietà. È uno che ha studiato. Stiamo scoprendo delle caratteristiche inedite, professore Ascetto. Cioè, nel senso, è uno che buca la allora schermo. Ha un futuro, una seconda attività, certo. Insomma, ce l'ha nel momento in cui deciderà di lasciare la ricerca. Io sono molto amico di Gigi Ross, che saluto, e infatti gli ho proposto di fare un trio, dire, visto che spesso e volentieri stiamo insieme. Sicuramente sarebbe di grande successo, perché dal mio osservatorio privilegiato mi rendo conto che, insomma, lei è diventata una persona molto, molto amata. Addirittura a Napoli le perdonano qualcosa? Essere juventino. Come dice, insomma, se questo è avvenuto vuol dire che lei ha fatto un miracolo. Come dice un altro caro amico, Peppe Iodice, a malattia, noi la chiamo. Ma nel libro c'è anche scritto come e perché io sia diventato tifoso della Juve. Poi sono un amante di calcio, e tra l'altro sottolineo di come quest'anno ho fatto il tifo per il Napoli, perché se non vince la Juve è chiaro che l'altra squadra è sicuramente il Napoli. Tra l'altro il Napoli Calcio ci è stato molto vicino durante questa pandemia, è stato vicino a noi come Istituto Tumori, è stato vicino all'azienda di Colli, quindi c'è proprio un riconoscimento verso la squadra. Comunque, ecco, il calcio ha sempre avuto nella mia vita uno spazio particolare. Come racconto nel libro, la mia prima partita a Campobasso, dove poi ho vissuto, è stato Campobasso Juve Stabia. Era un amichevole perché c'era un calciatore di Sant'Agata de' Goti, il paese di mio padre e della mia famiglia, e quindi lì sono andato per la volta, di lì mi sono innamorato, diciamo, di questo sport. Insomma, è una passione che non si comanda e non si può tradire, come giustamente lei diceva nel libro, è possibile tradire la moglie e l'amante, ma non la propria squadra del cuore, è qualcosa che ti porti dentro, un po' come il DNA di ciascuno di noi. A Cinzia il compito di dire ai nostri telespettatori dove potranno trovare il libro. Allora, questo libro viene donato. Viene dato in omaggio domani mattina con il Mattino. Io voglio ringraziare il direttore del Mattino, in particolare la collega Antonella Laudisi, che ha avuto questa intuizione. Diciamo che questa lunga
intervista senza domande, prima ancora che il libro, è la storia di una serie di intuizioni. L'intuizione di Paolo Ascierto col tocilizumab, l'intuizione forse mia di averla voluta raccontare, perché questo non è un libro sul Covid. C'è tanta roba, ma non è un libro scientifico. Un libro dove traspare veramente l'umanità del personaggio Ascierto. È vero. E l'intuizione, devo dire la verità, della Laudisi, che io ho contattato un paio di mesi fa dicendo: senti, io ho qualche paginetta, vorrei fare qualcosa, doveva essere un libro, ma poi non è stato più niente. Lei mi ha detto: senti, ma noi stiamo facendo delle pubblicazioni col Mattino, che ne dici? Sono 10 pagine, ce la fai a portarle a 100? E l'abbiamo portato a 100. E da qui è nata questa testimonianza che domani viene donato con il Mattino, solo domani, in allegato con il Mattino. E allora? In tutta la campagna, perdonami, e a Roma città. Eh beh, questa insomma è sicuramente un'esperienza importante che va conosciuta e raccontata. Professore Ascierto, io però la voglio invitare pubblicamente alla mia trasmissione Lente in Ingrandimento per parlare non solo di Covid, ma soprattutto per parlare di melanoma. Andiamo incontro all'estate, la prevenzione anche per quanto riguarda gli effetti devastanti del sole, ma il sole fa anche bene, quindi è bene parlarne. Ci sarà? Assolutamente sì. E allora noi ringraziamo il professor Paolo Ascierto, la collega Cinzia Brancato per l'intervento. Ricordiamo ai nostri telespettatori dunque il libro Paolo Ascierto e 100 giorni che hanno cambiato la mia vita. Grazie, arrivederci. Grazie a te. Cinquecento scuole e 300.000 studenti coinvolti, un investimento complessivo di 100 milioni di euro per 4 annualità, 50.000 euro all'anno ad ogni istituzione scolastica per la realizzazione di 12.000 laboratori extracurriculari e l'apertura pomeridiana degli istituti per un totale di 480.000 ore, grazie al coinvolgimento di circa 13.000 tra enti e associazioni partner. Sono questi i numeri del nuovo ciclo di programmazione di Scuola Viva presentato nella Sala De Santis di Palazzo Santa Lucia dal presidente De Luca e dall'assessore Fortini. Intervenuti anche Adolfo Russo, presidente della Fondazione Fare Chiese e Città, e le due associazioni ad alta voce ed Assogioca, presieduti dal maestro Carlo Morelli e da Gianfranco Wurzburger. La cultura inaugura e fonda un mondo, avrebbe detto un grande filosofo. C'è qualcosa che cambia radicalmente in noi e ci crea un alfabeto emotivo. Questi ragazzi manca proprio un alfabeto delle emozioni. Sono dei ragazzi che vivono una desolazione dell'anima spirituale. Quindi bisogna assolutamente intervenire, ma in maniera decisiva, caustica, per azzerare questa bruttezza delle persone attraverso appunto la musica, che è il linguaggio dell'amore, il linguaggio delle emozioni, ma nel contempo un linguaggio di rigore e di disciplina. Un progetto che ha dato vitalità a tante realtà territoriali, ha dato l'opportunità a tantissimi ragazzi di utilizzare gli ambienti scolastici negli orari extrascolastici e non solo, e ha fatto sì che molti di questi ragazzi che abbiamo seguito con i vari laboratori musicali, teatrali, educazione alla legalità, oggi si sono appassionati alle attività svolte dalle associazioni, quindi c'è una sorta di fidelizzazione che porterà questi giovani a frequentare sempre di più le associazioni e soprattutto ad avere coscienza di quello che li circonda, quindi ad amare il bello che c'è intorno a noi. Presso la Sala delle Capriate a Pomigliano d'Arco si è svolto l'evento Europa Sviluppo Campania, organizzato dall'europarlamentare Chiara Gemma. Si è trattato di un vero e proprio laboratorio sui fondi europei che ha affrontato quattro temi: il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, le principali tipologie di fondi europei, un focus sui fondi diretti e il loro funzionamento e infine il tema su consigli e migliori pratiche per l'europrogettista. Ai nostri microfoni Chiara Gemma poi ha spiegato. Europa Sviluppa nasce da un'esigenza, quella di dare risposta ai territori, perché l'Europa possa essere presente nei territori. Il format Europa Sviluppa Campania intende allora presentare quelle che sono le opportunità che l'Europa con il nuovo piano finanziario pluriennale offre a tutti i Paesi membri e nello specifico al nostro Paese. È un percorso di formazione e informazione che
tende ad accompagnare dunque i territori, ma nello specifico professionisti, amministratori e tutti coloro che vogliono attingere a queste risorse che l'Europa mette a disposizione. All'evento hanno preso parte anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pomigliano d'Arco, Salvatore Esposito, il sindaco di Brusciano, Giacomo Romano e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino. Conoscere i fondi europei è fondamentale perché si tratta di un'opportunità che non possiamo sprecare. Eppure solo pochi giorni fa è uscita la notizia che la Campania rischia di perdere 650 milioni della scorsa programmazione. È veramente assurdo perché si tratta di fondi che dovrebbero e potrebbero cambiare il volto dei nostri territori, potenziare le infrastrutture e creare opportunità. È per questo che bisogna fare squadra e sinergia tra tutti i livelli istituzionali, supportando soprattutto gli enti locali nella progettazione e nella spesa, una spesa virtuosa dei fondi europei. Torna la beneficenza targata Rec Group, Lamot Caffè a Varcaturo, una grande serata di gala che ha visto protagonisti Maria Mazza, Gigi e Ross e Francesco Cicchella. Da anni Rec Group, società leader nel segmento energetico fondata da Andrea Di Fido, Alfredo Iorio, Armando Orlando, Vincenzo Guerra, Carmine Cesarano e Raffaele Borzacchiello, si fa promotrice di iniziative benefiche in favore dei bambini meno fortunati e dopo aver permesso l'acquisto di diverse apparecchiature destinate a cura e assistenza dei piccoli ricoverati nelle strutture pediatriche regionali, anche quest'anno ha deciso di raggiungere nuovi importanti obiettivi per la comunità. Così, anche per la serata 2022 Rec Awards sono stati raccolti fondi in favore della Fondazione Santo Bono Pausillipon. Ai nostri microfoni la soddisfazione di Alfredo Iorio, socio fondatore di Rec Group. I nostri eventi sono sempre a scopo benefico, infatti la sinergia con il Santo Bono Pausillipon continua perché il nostro obiettivo principale, oltre ai nostri traguardi, è quello di aiutare i più piccoli. Entusiasta Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santo Bono Pausillipon, che ha ringraziato tutti per il grande spessore morale espresso anche questa volta in favore dei meno fortunati. È dal 2018 che REC sostiene l'ospedale pediatrico, sostiene i nostri bambini, non è mai venuto meno, continua questa sinergia e questa alleanza per il sorriso dei nostri bambini. Presente all'incontro anche Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. Conoscevamo già la capacità di Andrea Di Fido e veramente poi stasera trovarmi in questo contesto dove ci sono tanti ragazzi, tanti imprenditori, tanti agenti, vuol dire che il Mezzogiorno esprime delle risorse importanti e Confesercenti stasera è qui per dimostrare che abbiamo scelto dei partner importanti per poter raggiungere delle vette importanti, quindi veramente con grande piacere. Art 1307 torna a Napoli e lo fa con due artiste che sposano i temi della difesa dell'ambiente contro i cambiamenti climatici. A Portici e nella stazione Alta Velocità di Afragola, Giulia Manfredi e Pilar Soberon hanno dialogato con l'ambiente in un cerchio ciclico continuo tra femminile, natura e rigenerazione. Le mostre Il silenzio, linguaggio della natura alla Reggia di Portici e Geometrie organiche alla stazione di Afragola sono due esposizioni che avviano una riflessione di tutela del patrimonio naturale per sostenere come l'uomo con i suoi artefatti possa convivere in maniera fruttuosa con l'ambiente. La curatrice Cinzia Penna ai nostri microfoni. Le mostre sono completamente diverse, anche se convergono sul tema fondamentale della salvaguardia della natura e quindi dialogano con la natura, ma sono completamente diverse anche per le tecniche adoperate. Entrambe le artiste sono artiste che da moltissimi anni, da circa 20 anni ognuna, con molti mezzi, perché sono artiste multimediali, si esprimono con molti mezzi, dialogano costantemente con la natura e stanno portando avanti un discorso di salvaguardia della natura da parte dell'arte, con l'arte ovviamente. La mostra alla Reggia di Portici è stata realizzata nei giardini e consta di due installazioni site specific, dove la contaminazione di materiali e concetti acquisisce rilevanza assoluta.
Nell'esposizione alla stazione di Afragola, che rientra nel più vasto progetto Traveling with Zaha, ideato dall'architetto Antonella Iovino e sviluppato da Art1307, le artiste hanno ingaggiato un doppio dialogo, quello con la natura, che è proprio di tutte le loro rispettive produzioni artistiche, e quello con l'architetta Hadid e con il suo spazio espositivo, la stazione ferroviaria. Giulia Manfredi parla della sua arte ai nostri microfoni. L'atto di fissare l'acqua in un qualche modo ucciderebbe, diciamo, il fiume, no? Renderebbe l'acqua qualcosa di non più vitale e morto. E invece la natura e la terra e tutto quello che si genera al suo interno ha una sua vitalità molto complessa e continua. Quindi volevo portare questo tipo di ricchezza all'interno invece dell'algidità e della freddezza del marmo e delle, diciamo, delle sue forme geometriche.